Ho trovato la mia soluzione e la porterò alla deliberazione dei soci il prossimo 25 gennaio. Così Andrea Boldi, presidente di Arezzo Fiere, in un nuovo comunicato torna sull'intricata vicenda dell'ente fiera. In questo percorso, rileva Boldi, cominciato assieme, il comune è venuto meno e il sindaco Ghinelli mi ha lasciato solo, facendomi mancare ogni tipo di supporto nella ricerca di una soluzione. Il contratto con gli IEG, che manterrà e farà crescere Arezzo Fiere, che vale oltre 10,2 milioni da oggi al 2032, è stato oggetto di attacchi pesantissimi da parte dell'ingegner Ghinelli, ma in tali attacchi, oltre a strumentali accuse sulla mia soluzione, mai il sindaco ha esposto quale sia la sua soluzione. Esiste, chiede Boldi, una sua soluzione? Qual è? Chi chiude 5,9 milioni non causati da me di debiti della fiera? Chi mette le risorse ulteriori per rilanciare gli eventi? Tali risorse arriveranno in tempo per salvare l'ente da un eventuale fallimento? Chi mette oltre mezzo milione all'anno per andare in giro per il mondo a trovare buyers e mercati per il comparto orafo? Quali altri settori, si chiede ancora Boldi, intende rilanciare, con quali competenze e accordi? Qual è la strategia per essere competitivi laddove rinascesse una fiera primaverile concorrente della nostra? E tante altre sarebbero le questioni. Qual è la soluzione di Ghinelli? Prosegue Boldi. Fallo sapere, si rivolge dandogli del tu, ed a stretto giro, non tanto a me, ma ai soci e agli aretini che con le loro tasse hanno pagato l'opera e che hanno pagato per 4 anni fino al mio arrivo anche un super direttore, quello che invochi nuovamente, da 260.000 euro all'anno e che nulla, ahimè, ha risolto. Visto che amministri questa città da oltre 3 anni e mezzo, dice Boldi sempre riferendosi a Ghinelli, sono certo avrai avuto tempo, voglia e modo per elaborarla, quindi mostraci la tua soluzione e, posto il rispetto dei contratti in essere, sarò il primo ad esserne felice e, se vorrai, ad aiutarti a realizzarla.